Passione Psicologia, il podcast italiano dedicato alla scoperta della mente. I protagonisti della psicologia. Wilhelm Wundt e la psicologia sperimentale. Siamo a Lipsia, nell'autunno del 1879. Un uomo cammina con passo veloce verso il massiccio edificio che ospita il Dipartimento di Filosofia dell'Università. Tra pochi minuti aprirà la porta del nuovo laboratorio che rappresenta il risultato di numerosi sforzi compiuti nel corso della propria carriera. Ha 47 anni, è laureato in medicina, curiosamente insegna filosofia e con questo semplice gesto entrerà nella storia della psicologia. Quell'uomo è Wilhelm Wundt e ha appena iniziato a lavorare nel primo e più citato laboratorio di psicologia della storia. Il laboratorio di Wundt, ancora oggi, rappresenta il mito fondativo della psicologia sperimentale. Ma chi era Wilhelm Wundt? Era nato il 16 agosto del 1832, in un piccolo paese nei pressi di Mannheim, in Germania. Era figlio di un pastore luterano e di sua moglie. Condusse un'infanzia solitaria e fin da ragazzo si dedicò con passione allo studio e alla lettura. Dopo essersi laureato in medicina, nel 1857, accettò un incarico come docente associato di fisiologia all'Università di Heidelberg, ma dopo pochi mesi di insegnamento avvenne un fatto che cambiò la sua vita per sempre. Senza preavviso ebbe un'emorragia molto violenta, che i medici ritennero mortale. Invece, contro ogni previsione, riuscì a salvarsi e quando Wundt riferì di quel momento, raccontò di quanto la malattia avesse cambiato la prospettiva della propria vita, lasciandogli una sensazione di profonda tranquillità. Fu un'esperienza importante che caratterizzerà le sue attività successive e tutte le sue opere. La permanenza all'Università di Heidelberg diede a Wundt anche la grande occasione di collaborare con uno dei personaggi più influenti della scienza tedesca. Infatti, nel 1859 divenne assistente di laboratorio di Hermann Helmholtz. Helmholtz fu una figura di eccezionale profondità e contribuì in modo determinante all'evoluzione del pensiero scientifico del XIX secolo. Realizzò numerose ricerche fondamentali nell'ambito dell'ottica e dell'acustica fisiologica, della fisica e della matematica. La collaborazione con una figura così influente indusse Wundt ad approfondire i temi, all'epoca emergenti, legati alla percezione e ai relativi processi mentali. Nello stesso periodo matura anche l'idea di applicare il metodo scientifico sperimentale alle tematiche che oggi sono trattate dalla psicologia, ma che fino ad allora erano state trattate esclusivamente dalla filosofia. Wundt, infatti, si propone di studiare i processi psichici, indipendentemente da qualsiasi connessione metafisica, e ritiene che la ricerca debba essere condotta con il metodo sperimentale che caratterizza le scienze naturali. Non dobbiamo dimenticare che il lavoro di Wundt è ispirato dal clima culturale scientifico positivista che caratterizza questa parte del XIX secolo. È sufficiente ricordare che proprio nel 1859 Charles Darwin aveva pubblicato L'origine delle specie, avviando una profonda rivoluzione dei fondamenti del pensiero occidentale e rafforzando il ruolo delle scienze naturali. Ed è proprio in questo clima che Wundt, nel 1862, dopo anni dedicati all'attività di ricerca e all'insegnamento, è finalmente pronto. Decide di avviare il primo corso al mondo di psicologia sperimentale. Un primo passo affinché la psicologia possa diventare una disciplina separata dalla filosofia e dalla biologia. Wundt continua a lavorare ed insegnare ad Heidelberg, ma, arrivato ai 40 anni, non ha ancora ottenuto un riconoscimento accademico significativo. Era rimasto professore associato di fisiologia senza nessun progresso professionale. Così decise di lasciare l'università, dove aveva lavorato per 18 anni, e dopo un breve incarico a Zurigo, nel 1875, accettò la cattedra di filosofia all'Università di Lipsia. Rimase a Lipsia per il resto della sua lunga vita.
E così siamo arrivati a Lipsia, nell'autunno del 1879, e all'uomo che cammina veloce verso l'edificio del Dipartimento di Filosofia. Tra poco scopriremo com'era fatto e che cosa ha prodotto il primo laboratorio di psicologia sperimentale della storia. Eccoci finalmente all'interno del laboratorio. Le fotografie dell'epoca ci restituiscono le immagini di Wundt e della sua equipe di ricercatori al lavoro. Possiamo vedere un gruppo di gentiluomini, un po' irrigiditi nei loro abiti eleganti, intenti a lavorare con enigmatici congegni elettromeccanici. Il laboratorio era costituito da solo 4 stanze, arredate in modo semplice ed essenziale. Pochi tavoli, alcune librerie, ma molti strumenti sperimentali considerati all'avanguardia per il periodo. I dispositivi che Wundt aveva voluto con determinazione dovevano generare stimoli regolari e misurabili per diversi sensi ed erano stati costruiti appositamente per lo studio dei tempi di reazione dei processi sensoriali. Utilizzarono ad esempio il cronoscopio per misurare i tempi di reazione ad uno stimolo, il pendolo acustico per rilevare le sensazioni uditive, e lo stesso Wundt arrivò a progettare e realizzare dei nuovi strumenti da utilizzare nella ricerca di laboratorio. Ad esempio, concepì il tachistoscopio a caduta, che consente di sottoporre il soggetto alla presentazione di una serie di cifre, lettere o colori per un breve lasso di tempo, registrando le reazioni manifestate durante e dopo l'esperimento. Inoltre vennero impiegati i diapason per gli studi acustici, alcuni apparecchi per studiare la visione, strumenti per misurare gli effetti fisiologici delle emozioni, cronometri per studiare i tempi di reazione e dispositivi per lo studio dei processi di riconoscimento e richiamo della memoria. In altre parole, Wundt aveva riunito nel proprio laboratorio tutti gli strumenti adatti per poter quantificare e descrivere due aspetti che fino ad allora erano stati inafferrabili e sfuggenti: la sensazione e la percezione. L'innovazione di Wundt non fu però solo l'attività sperimentale, ma questo è innegabile, occorre riconoscergli anche la straordinaria capacità di comunicazione del proprio lavoro. Il laboratorio, infatti, divenne un luogo di dimostrazioni scientifiche e di divulgazione della psicologia. Nel giro di pochi anni il metodo di Wundt ottenne un grande successo e il laboratorio si trasferì in edifici di nuova costruzione dell'università, diventando un centro di ricerca di moderna concezione. Wundt ce l'aveva fatta. Era riuscito a vincere la diffidenza iniziale dei propri colleghi filosofi e ora, dopo pochi anni, il laboratorio poteva contare ben 15 stanze, 2 aule didattiche, una biblioteca e una moderna sala conferenze. Insomma, era diventato il centro di ricerca, di formazione e di divulgazione della nuova scienza che stava prendendo forma proprio in quegli anni, la psicologia sperimentale. Grazie al lavoro incessante di Wundt, la fama del laboratorio crebbe rapidamente, anche a livello internazionale, e Lipsia divenne la tappa obbligata per tutti coloro che volevano occuparsi di psicologia, attirando numerosi ricercatori e studiosi da diversi paesi europei e dagli Stati Uniti. Tra i tanti che si formarono nel laboratorio di Lipsia possiamo ricordare Stanley Hall, fondatore del primo laboratorio psicologico nordamericano, James Cuttle, assistente di Wundt e grande iniziatore della psicologia sperimentale statunitense, e lo psicologo britannico Edward Titchener. Fu proprio Titchener che, dopo aver studiato a Lipsia, si trasferì negli Stati Uniti ed esportò le teorie di Wundt rendendole molto popolare, facendole diventare uno dei nuclei della nascente psicologia sperimentale. Abbiamo parlato di psicologia sperimentale, psicologia e percezione, psicologia e sensazioni. Tra poco cercheremo di capire quali fossero gli elementi della ricerca condotta da Wundt. Thank you.
abbiamo visto come nel laboratorio di Lipsia Wilhelm Wundt e il suo gruppo di ricercatori iniziò a indagare, con l'aiuto della strumentazione tecnologica, come gli stimoli provenienti dal mondo esterno venissero trasformati in impulsi nervosi e, dopo essere arrivati al cervello, diventassero sensazioni di base e, infine, percezioni articolate. Wundt sperava di trovare un modo per misurare la velocità dei processi mentali, al fine di scoprire gli elementi di base che costituiscono il pensiero. Insomma, più veloce il processo, sosteneva, più elementare è l'elemento. L'obiettivo era quello di registrare le sensazioni e analizzarle nei loro elementi costitutivi, più o meno allo stesso modo in cui un chimico analizza le molecole scomponendole nei singoli atomi. Era persuaso, infatti, che alla base delle nostre sensazioni del mondo non ci fosse altro che un'elaborazione delle sensazioni elementari provenienti dall'esperienza diretta. Quindi, per poter comprendere come si formano le percezioni complesse, aveva immaginato una metodologia per poter guardare all'interno della propria mente. Wundt definì questo metodo introspezione. Si trattava di una tecnica dove le persone che partecipavano all'esperimento, adeguatamente addestrate, dovevano riportare le sensazioni di base che seguivano lo stimolo, evitando di far emergere le sensazioni complesse, frutto dell'elaborazione e delle esperienze passate. L'introspezione doveva portare alla scomposizione dei processi psichici fino a raggiungere la loro parte più piccola e non ulteriormente scomponibile, i cosiddetti atomi psichici o unità psichiche. Wundt e la sua scuola sostenevano che la percezione complessa, pur basandosi sulle sensazioni elementari, era qualcosa di più e di diverso dalla semplice somma delle singole sensazioni. Questo principio sarà poi ripreso e approfondito all'inizio del Novecento dalla scuola della psicologia della Gestalt. Il metodo dell'introspezione, tuttavia, conteneva dei difetti che portarono al suo abbandono già nei primi anni del Novecento. Infatti, quasi a dispetto del metodo sperimentale, il vero limite dell'introspezione era proprio la mancanza di oggettività dei dati ottenuti. In sostanza, il metodo introspettivo forniva dati imprecisi e non ripetibili. Al di là della validità dell'uso dell'introspezione, Wundt, oltre a dare un contributo importante nella fondazione della psicologia come disciplina indipendente, creò le condizioni per l'unificazione metodologica di una scienza che, nel corso del Novecento, dimostrerà invece una spiccata vocazione alla frammentazione teorica. Riservato e timido nella vita privata, Wundt era un insegnante eccezionale, arguto, appassionato e anche spiritoso nelle aule dell'università. Aveva una grande capacità di lavoro e di scrittura. Basti pensare che la sua produzione è davvero impressionante ed eclettica. Ha scritto 490 volumi per un totale di 53.000 pagine. Ha scritto articoli su moltissimi argomenti: linguistica, logica, etica, religione, filosofia e ovviamente psicologia. Contrariamente a quanto pronosticato dai medici in occasione della sua grave malattia giovanile, Wundt ebbe una lunga esistenza, visse fino a 88 anni, e un'altrettanto lunga carriera universitaria. Infatti si ritirò dall'insegnamento a 85 anni. Possiamo concludere che Wundt sia stato un risoluto fondatore e un abile divulgatore, e che il suo merito principale sia stato quello di organizzare, attraverso il metodo sperimentale, i principali concetti e i più significativi risultati empirici della nascente psicologia. Se vi è piaciuta questa puntata, lasciatemi un commento. Se siete interessati alla mia proposta, potete trovarmi su passionepsicologia.it o alla pagina Facebook di Passione Psicologia. Grazie e a presto.